nella costellazione dei Gemelli, come un uccellino che attende l'alba, Beatrice volge il suo sguardo verso la parte più alta della volta celeste. Ed ecco comparire migliaia di anime risplendenti come stelle, che traggono luce da un punto ancora più luminoso. La visione soave e meravigliosa sovrasta le capacità visive di Dante, e Beatrice gli spiega che si tratta della potenza trionfale di Cristo. Il poeta viene ridestato dal rapimento mistico dalla voce di Beatrice e teme di non essere in grado di tradurre in versi quella visione paradisiaca. Nel punto più alto del cielo compare allora Maria, preannunciata da Beatrice e dalla discesa di anime sfavillanti. Una luce intensa scende dal cielo e si dispone a forma di corona, girando intorno a Maria. Dante avverte allora una soave melodia, emessa dal coro dei Beati e dall'Arcangelo Gabriele. Il trionfo di Maria si completa con l'inno dei Beati Regina Cieli, che ne accompagna l'ascesa verso il nono cielo, dove scompare alla vista di Dante per raggiungere il figlio Gesù. Nel canto successivo, la figura di San Pietro interroga il poeta sulle virtù teologali, e in particolare sulla fede, che viene rafforzata anche dall'incontro con San Giacomo e San Giovanni. Profondi quesiti sull'origine del mondo vengono chiariti nell'incontro con Adamo. Prima di salire al nono cielo, Dante ascolta la dura invettiva di San Pietro contro i papi corrotti. Raggiunto il primo mobile, che dà origine al movimento e al tempo, Dante e Beatrice osservano 9 cerchi che circondano un punto luminoso. Sono le gerarchie angeliche, che presiedono al movimento dei cieli e godono di una maggiore beatitudine con l'avvicinarsi alla visione di Dio. Beatrice illustra l'ordine delle gerarchie celesti, l'origine degli angeli e la loro ribellione. Nel 30° canto del Paradiso, Dante e la sua guida raggiungono il cielo dell'Empireo. Qui una serie di visioni simboliche avvicinano Dante alla piena comprensione della beatitudine. Tra di esse prevale l'immagine di una candida rosa, sulla quale si posano e volteggiano i beati e gli angeli, come api sui fiori. Beatrice torna nel suo seggio celeste e il suo ruolo di guida a Dante viene assunto da San Bernardo, che dopo aver contemplato la Vergine illustra l'ordine della candida rosa. Ormai prossimo al mistero divino, Dante chiede a Maria il soccorso della grazia.